Non so. Allora, adesso qua. Ah, che è venuto giorno. Tra l'altro non siamo qua. Di qui non si potrà uscire. Aia. E qui? Ecco, era questo il percorso. Perché non ci serve a nulla, ma. Ok, gentile che hanno fatto che le puntine si tolgono da sole. E noi dovremmo salire. E quindi niente, andiamo qua. Immagino che comunque anche questo altro. Ah, guarda dove c'è uno. Anzi, due. Beh, no, quello là è quello in mezzo al mare, vabbè. Ma dai, quello lì. Ah, ok. Ma no, che cattura. Mi sono sbagliato. Fa parte di quest'altra zona qua. L'altro in teoria è qua. Oh, intanto lasciamolo, poi lo toglierò. È là sopra. Sì. Ma queste punte di ghiaccio, non so. Qui ci sono questi tre alberi. Allora, mappa. No. No, vestiti. Niente, mettiamo su. Dicevo, immagino che come l'altro richiederà qualcosa, però solo che bisogna andare lì per sapere che cos'è, o meglio per avere l'indizio di che cos'è, che poi non. Allora, in realtà so che cos'è l'altro, me l'aveva detto Adriana in un commento, adesso non vi spoilerò, non so, ci penso quando dirvelo. Adesso si capisce. No, a parte che aspetta un attimo, c'è un sacrario qua. Non mi ci trovo bene con questo indicatore. Mi sembra di no. Mi sembra di sì. Quindi no. Qui sì. Sembra una roba viola. È sempre quelle robe del male, ma perché viola? Non è che sta indicando. No. Andare qui sopra. Mi piace pagare piume. Boh.
Non ho troppa fiducia a buttarmi giù, non si capisce se... Andiamo di qua. Potrebbe sembrare che c'è qualcosa qui giù, però è strano che non si vede. Non si hanno il colore. E cosa ci fai qua sopra? Ti fa male. Sei del freddo. E noi abbiamo usato l'arma del fuoco. Non so. Cosa arancia fosforescente dovrà vedersi, ma non si vede niente. Andiamo a vedere questo albero qua. No, abbiamo un'ascia per tirarlo giù. Magari tirare giù quei tre alberi lì. Ti arriva la maledizione al monte di Rannel. Hai distrutto i tre alberi sacri. Salire, eh? Magari bisogna guardare tutti e tre. Sì, però voglio dire, non mi sembra che ci sia qualcosa. Ma di sicuro in questo gioco bisogna sperimentare un po'. Abbiamo già visto, però si fa ricaricare. Non mi sembra che ci sia niente. Qua? No, che non abbiamo frecce. Oh. Quindi sicuramente c'era anche in cima ancora proprio quando abbiamo iniziato il gioco. Ma ho visto, cioè, secondo sacrario. Una zona innevata quando siamo usciti poi a recuperare il primo abito dal nonno. Metto la musica qua. Fatto la foto ghiaccino? Forse no. Rossa perché l'abbiamo toccato col fuoco. E sono strelle. Sì. Ah.
Ehi qua. Vabbè. Aia. Vabbè. Da dire, questi sono nuovi. Cos'è un condor? Cos'è? Falco pellegrino? Sennò qua si romperà, spada, dico. E la musica. Beh, cos'è, una specie di drago? Fatto bene, cos'è un drago corrotto? Quella roba, vabbè, roba lì, bisogna togliergliela, boh. Fatto bene a visitare questa fonte. Superato delle prove e ottenuto gli emblemi del trionfo. Qui dimora Neldra, lo spirito blu del monte di Ranel, a servizio della fonte della saggezza. Da tempo immemore il servitore della dea veglia su queste terre, un visto da occhio mortale. Ma ora il rancore malefico emanato dalla calamità Ganon se ne è impossessato, riducendolo in questo stato, infatti. Ah, aspetta un attimo. Questo è un drago come l'altro? Mi sa. Perché quell'altro è libero, svolazza, tranquillo. Questo invece è stato, appunto... diciamo maledetto. Hai ottenuto gli emblemi del trionfo. Ora mostra la tua forza e libera il grande spirito blu Neldra dal rancore maligno. Tira, basta colpire gli occhi. Il problema è che, vabbè, sì, le frecce dovranno averci, però non so. Vediamo, devo colpire solo quelle grosse. Eh sì, è lui. Se stavi fermo era più comodo. Sì, dobbiamo salire un po'. Esattamente. Non avevamo. Ma non ce lo spiega qua. Mi sembra che ci fosse uno con una gittata. Ma forse era proprio questo. Niente, bisogna andare su. Non penso che ci attacchi, però. Era buona, ma è veramente distante.
manca quello sulla testa, penso. Vediamo un attimo. Cosa ti passa qua? Bravissima visuale, vediamo. Ha cambiato rotta forse, eh? Ogni volta che colpiamo uno cambia rotta, mi sa. Adesso vediamo se no, vediamo se torna. Sì, ha cambiato rotta sicuramente, perché prima girava intorno alla montagna. Però vediamo se riusciamo. Oh, dove è andato? Ah, ce n'è un altro anche là, eh. Ne sono ancora due. Come se fosse facile, no? Andare avanti e indietro. No, la fonte è qua. Aspetta un attimo. L'effetto. Dai. Troppo distante. Questa forse riusciamo, no? Sempre distanti, non l'abbiamo gettata. Forse stavolta ancora no. Ce l'abbiamo fino a qua il vento. Vediamo adesso, forse qua è una buona posizione, eh? Cos'è che l'ha salvato? Questo è avventuroso. Si vede che non ho colpito l'occhio, ma qualcosa, un gambo, qualcosa di, che c'era in mezzo. Ah, ha cambiato posto, attenzione. Forse è sempre lì, non puoi colpirli tutti e due in una volta. Dove è andato? Ho capito, ma potevamo tornare fino là sopra. Uffa. Allora qua.
Non è che passa in questo momento, vediamo un attimo se riusciamo qua. Ha un che di epico perché ovviamente la scala... Guarda cosa c'è qui sotto. Creare, diciamo così, sarebbe lui a crearlo. Guarda qua, guarda qua, guarda qua. Ok. Vediamo. Ok. Arriviamo 13. Non riesco mai con quel coso qua. Però forse da qua, ce lo aspettiamo qua. Perché così non rallenta il tempo. Non ci credo. Dai, tirami in su. Esposto di là. Adesso forse. Ehi. Vai. Trasporti lì per favore. È stata lunga. È bellissima, sorride. Hai liberato Neldra, lo spirito del monte di Rane, dal potere maligno. Adesso trafiggi il corpo di Neldra. Questo è l'ultimo necessario passo per liberare lo spirito di questo luogo. Poverino, scusa, trafici in che senso? Devo darla alla zampa o io tiro così in testa? Perché questo gesto cattivo? Sta arrivando? Quella è la squadra dello spirito Neldra. La prova del tuo coraggio, ottenuto trafiggendo con una freccia lo spirito a servizio della fonte sin dai tempi antichi. Offri alla fonte della saggezza la squama dello spirito Neldra. Squama di Neldra. Questa preziosa squama, strappata allo spirito blu Neldra, racchiude un freddo pungente. Puoi usarla per cucinare. Sarebbe davvero uno spreco mangiarla, direi. Andare qua. Lo spirito blu Neldra è stato liberato. L'altro è l'altro drago che bisogna attaccare. Adriana me l'aveva detto nei commenti, ma in realtà abbiamo capito qua. L'altro è rosso. Se non sbaglio è rosso. E bisogna colpire anche quello là. È quello che ci ha chiesto l'altro sacrario, no, come si chiama? Fonte della forza. No? Dopo guardiamo. La squama di Neldra, questa fonte. Aspetta un attimo. Devo gettarla nell'acqua. Offri. Tiro fuori. Così.
se ci fosse un vero e proprio un sacrario qua, sacrario basta, la via aperta lo puoi procedere. Quindi sarà la stessa cosa che accadrà là. Sì, sì, sono sfide dei sacrari, quindi la stessa cosa che succederà là. Questa è una roba. Offri la fonte a una squadra di Oldra, spirito rosso, infatti. Allora, il tributo divino è la squadra di Oldra. E adesso chi è Oldra? Allora, adesso lo sappiamo anche Oldra. Perché c'è venuto spiegato. Cioè, l'abbiamo visto qua, è un drago. Allora, il problema è che quello là girava parecchio alto, non so come fare a beccarlo. Comunque, questo serve per... Beh, sarà un sacrario... L'ho chiamato benedizione. Perché entri, ti dà subito... Penso. Non so, vediamo. Infatti. Benedizione. Si chiamano così questi qua, sono brevissimi. Perché fa tutta la fatica prima. Sono quelle delle sfide alla fine. Brandistocco del ghiaccio. Se si esegue una stoccata quando brilla il luce blu e mette una... Ok, sì, insomma. Non c'è altro, immagino, no? Non credo che ce l'abbiano nascosto. Così ne abbiamo 4. Bene. A questo punto abbiamo fatto quello che avevo detto, abbiamo guardato fin terra, siamo venuti qua. Cosa facciamo? Se lo mangiavo... Anche perché qua il drago non c'è più. Però il gesto non mi è piaciuto. Mi ha messo... Mi ha tirato una freccia nell'occhio.